Nel 1997 nacque la DOC Sannio e appena pubblicato questo decreto sulla Gazzetta Ufficiale porto le mie carte e iscrivo tutti i miei vigneti all'albo DOC Sannio. Infatti ho l'iscrizione numero 1 e certifico quell'annata con questa DOC. Tra i vari vitigni c'era anche questo vitigno particolarissimo che è stato sempre chiamato con il nome Barbera. Sannio DOC Barbera, quindi, è stato il vino che ho messo in commercio. Tutti si sono meravigliati perché trovare un Barbera nel Sannio, quindi in provincia di Benevento, è sicuramente qualcosa un po' di anomalo. E quindi la mia ricerca è cominciata e ho scoperto che questo vitigno con il Barbera nazionale non ha nessuna corrispondenza, perché quando fu registrato nella metà degli anni 70 fu registrato con questo nome non avendo nessuna caratteristica con quella lì nazionale. E la mia ricerca poi è continuata, cosa che mi ha detto mio padre, e il racconto arriva fino agli anni 30, quando nella mia zona arriva la fillossera, questo parassita che ha distrutto tutte quante le viti in tutta Europa e quindi anche in Italia, distrugge quindi anche le viti dalle mie parti. Il governo, per risolvere la questione, fa arrivare sul territorio le cattedre ambulanti, quindi un gruppo di esperti che consigliano di fare un campo sperimentale mettendo le barbatelle selvatiche e innestandoci sopra tutte le uve con cui facevano i vini in quel momento. Tra queste uve c'era anche questa uva rossa, che era particolarmente buona per fare dei vini, anche molto colorati e molto apprezzati dal mercato. Questa uva però non aveva nome e normalmente in quegli anni si utilizzava un nome locale che faceva riferimento il più delle volte o con la zona dove era la vigna oppure anche con il nome del proprietario della vigna. E questa vigna ce l'aveva il fratello di mio bisnonno, che tutti però chiamavano con il soprannome che era Zio Barbetta, per via della barbetta che portava, quindi un piccolo pizzetto che lo caratterizzava, e quindi divenne l'uva di Zio Barbetta. A me questa cosa è piaciuta moltissimo e quindi ho messo i due nomi, uno ufficiale Sannio DOC Barbera e poi Barbetta, per ricordare questo zio che in quegli anni ha contribuito a salvare questo vitigno dalla distruzione. E ho continuato così a fare questi vini con il doppio nome. Quest'anno a questo vino, che normalmente ho sempre prodotto, ne ho associato un altro, sempre con lo stesso vitigno, ma senza solfiti. Perché questo? Tutti i miei vini dal 1988 sono certificati biologici, quindi anche prima del regolamento comunitario, per capirci, da adesso sono anche senza solfiti, quindi sono dei vini che sono stati ottenuti senza solfiti aggiunti, ma io metto anche un'altra certificazione, metto anche tiro in ballo anche qualche altra cosa, perché non utilizzo nelle mie fermentazioni né lieviti aggiunti, ma nemmeno enzimi, quindi sono dei vini che sono assolutamente naturali. Li ho presentati al Vinitaly di Verona del 2014, in tempo all'ultimo momento per partecipare al concorso enologico del Vinitaly, e questo vino a Senza Barbetta 2013, esattamente 6 mesi dopo dalla vendemmia, ha già ottenuto la gran menzione al Vinitaly di Verona. È stato un successo veramente molto molto bello, che poi è continuato nel corso dell'anno, perché diciamo che ha avuto anche tantissimi che hanno apprezzato questo modo di fare il vino, perché ci sono molte persone che non solo sono intolleranti ai solfiti, ma hanno anche questa esigenza di bere bene, quindi senza prodotti chimici, e questo è il vino ideale per loro. Tutte queste informazioni chiaramente sono sul mio sito venditti.it.
un dominio storico, se per così dire, perché ce l'ho dall'89 e quindi lo continuo a tenere dal 99, quindi lo continuo a tenere perché venditi il mio cognome, quindi ne ho tutti i diritti per utilizzare questo dominio.